Morì il 10 luglio per le conseguenze delle ferite riportate due giorni prima in un incidente stradale sull'autostrada A14 in territorio di Andria. È questa la storia drammatica dell'agente scelto caposele della polizia stradale che insieme ad altri colleghi era intervenuto in una normale giornata di lavoro sul luogo di un altro incidente stradale quando la loro pattuglia, sulla quale gli agenti stavano ultimando i rilievi, venne investita da un'autovettura che procedeva a forte velocità. Nell'impatto l'agente scelto caposele venne gravemente ferito, mentre gli altri due colleghi riportarono lesioni meno gravi. Le condizioni dell'agente scelto, Tommaso Caposele, apparvero subito gravissime e venne trasportato all'ospedale di Andria, dove però morì due giorni dopo. La famiglia acconsentì anche all'espianto degli organi. A lui è stata quindi intitolata stamane la sottosezione della Polizia Stradale di Trani, Caposele e medaglia d'oro al valor civile, ed era in servizio presso la sottosezione Polizia Stradale di Barletta. Presenti tutte le più alte cariche della polizia, tra cui anche il capo della polizia, cioè il prefetto Franco Gabrielli. Grande la commozione soprattutto per i familiari dell'agente scelto ed in particolare per sua moglie Filomena e per i suoi due figli, e cioè Francesca e Michele. Entrambi hanno infatti proseguito l'opera di loro padre entrando in polizia. Questo è un giorno davvero speciale per noi, ma soprattutto per nostro padre. Amava il suo lavoro, lo amava talmente tanto da essere pronto a sacrificare la sua vita per il prossimo, e non ha esitato a farlo. Era un guerriero che silenziosamente vegliava su tutti noi, perché non si sceglie di diventare poliziotti, ma lo si nasce. E sicuramente lui continua ad esserlo e ad esserci vicino, in maniera diversa, ma lo fa. Per il capo della polizia Gabrielli, la polizia stradale è una specialità che risulta essere tra le più martoriate per le morti durante lo svolgimento del proprio lavoro. Per questo è ancor più importante il ricordo, tramonito per il futuro ed azione quotidiana del presente. Non saremo mai sufficientemente grati ai nostri caduti, che non solo ci hanno indicato una strada, ma ci hanno indicato anche il modo di percorrerla. Fino in fondo, fedeli agli ideali, fedeli ai valori. E quando, come nel caso di Tommaso, poi la vita perduta si traduce in ulteriori segni di generosità, la donazione dei propri organi, la donazione senza retorica dei propri figli, credo che si sublimi tutto quello che noi siamo e tutto quello nel quale crediamo. E c'è stato anche tempo per una battuta durante il suo intervento da parte di Gabrielli sulla nuova questura della BAT. Come ci è stato ricordato dal comandante del compartimento, dal questore della provincia di Bari, e pro tempore per la provincia della BAT, quanto prima gli toglieremo questo ulteriore fardello.